con Masetti che è in primo portiere. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Dario, buongiorno David. Perché ridi? Perché ridi? No, sto fuggendo perché proprio mentre stavo per collegarmi con voi, questa è partita e accostavo. Ma che c'ha a strillare? Ma che ciao Mimmo, buongiorno. Ferretti. Ciao Dario. No, innanzitutto diciamo una cosa, diciamo che ai nostri amici non è l'una, ecco. No, allora ti dico, non è neanche l'altra. Non è no. Ah, complimenti. No, ti dico solo una cosa, che qui in studio con noi Silente, ma c'è un nostro amico sponsor Francesco Crocelli di Foglio Immobiliare che adesso stava qui, ti ho fatto guarda, mettete qua buono e metti le cuffie, si sente la trasmissione, a sentite si fa. Ma che già c'è Mimmo? Io ho preso un colpo. Buongiorno. Detto, ciao Francesco. Buongiorno. Ha detto che già c'è Mimmo, no tranquilli, oggi abbiamo anticipato per motivi personali, per motivi di traffico. Ferretti, okay. Ti dico subito, boom, innanzitutto dimmi due cosine su ieri sera, ma è vero che il Barcellona senza Messi è una squadra lenta, prevedibile, che fa fraseggi lunghi eccetera, no? Non lo so, mi sembra che comunque sia, poi alla fine sono arrivate in semifinale due squadre tedesche e due squadre spagnole e ti dà l'idea di chi comanda in Europa, no? A livello calcistico, chi per organizzazione e parlo ovviamente delle squadre della Germania, chi per capacità di portarsi a casa i talenti e di pagarli anche in un determinato modo, perché sappiamo tutti che in Spagna c'è un tipo di tassazione diversa, quindi molti vanno volentieri in Spagna, non vanno da altre parti, però insomma il calcio italiano è messo al confronto con la miglior forza tedesca, devo dire che ha fatto una figura un po' così, no? Devo dire, sinceramente non so se voi avete avuto la mia stessa impressione, poi se volete chiudiamo qua il discorso. Secondo me è stato più bello il Bayern ieri sera rispetto a quello dell'andata. Sì, sono d'accordo. Perché, d'accordo. Assolutamente. Cioè ieri una dimostrazione, poi un conto a vedere la partita dalla televisione, no, come sempre, un conto a vederla poi dal campo quando hai la visuale di tutto il terreno di gioco. Io vi dico, impressionato dall'organizzazione di questa squadra, che se vai a vedere poi dietro non è che abbia tutti questi grandi fenomeni, no? No, probabilmente normale, Van Buijden non male, però non so, però dopo Van Buijden ha 35 anni. Anche Dante non mi sembra. No, sì. Non è certo un fulmine. Sto grande fenomeno, però sono organizzati, sanno stare in campo, ci hanno davanti quei due mediani che catturano palloni, rilanciano, giocano sempre a uno o due tocchi, cercano sempre di andare a giocare sugli esterni per far puntare Robben o Ribéry, l'avversario diretto, poi hanno due giocatori secondo me straordinari per quanto lavorano per la squadra, che sono Müller e Mandzukic, e viene fuori un complesso, non dico perfetto, sempre, ma insomma Mandzukic ha segna sempre perché è una cosa anche già aveva segnato agli europei con Italia-Croazia, insomma, e poi uno che fa un lavoro incredibile, quindi il calcio italiano è molto povero, la Juventus sono due anni che vince lo scudetto, poi riesce a perdere fuori e anche in casa contro la squadra migliore di Germania, e ti dà un po' la misura di quello che è oggi il calcio italiano, che è un calcio che ha problemi soprattutto di qualità, secondo Mimmo, me, di qualità. A giudicare dal possesso palla che hanno fatto nei due finali di tempo il Bayern Monaco, Guardiola trova la strada spianata, che è una cosa abbastanza inusuale per una tedesca, dicevamo prima, no? Guarda, ho pensato molto, ho fatto anch'io questa riflessione, cioè vedendo la squadra ieri, vedendo come poi potrebbe giocare con Guardiola, ieri giocavano 4-2-3-1, ma il passaggio poi al 4-3-3 non dovrebbe essere così complicato, però è una squadra che è abituata a non sprecare un pallone, non lo buttano mai via, lo giocano sempre sui piedi del compagno, non cercano mai il lancio se non dalla linea di difesa per cercare il mediano, ma quando poi la palla supera la metà campo sempre palla a terra e sempre sui piedi, anche perché loro vanno cercando sempre l'uno contro uno, perché siccome c'hanno forse i due esterni in campo, non i più forti forse, ma sicuramente tra i più forti esterni che ci sono in circolazione, Robben e Ribéry, se stanno in giornata ti fanno male, vanno nell'uno contro uno, creano pure quelli di difesa non sono malissimo, no Mimmo, Alaba e Lam, quindi stanno messi assolutamente, bene. Assolutamente, però se tu mi dici ti prendi Van Buijten ti dico di no, se mi dici ti prendi Boateng ti dico di no, se mi dici ti prendi Dante ti dico di no, se mi dici ti prendi Neuer vengo pure io con tutta la macchina mia e ti metto il pieno e te lo prendi a cavaccio. Sono qui all'aeroporto in attesa di imbarcarmi, non fregherà niente a nessuno, però pochi minuti fa è passato il Bayern che ha dormito qui a Torino e stava ripartendo per Monaco e mi sono sfilati davanti i giocatori del Bayern, no? Ok? Che tu li vedi magari in campo, li ti capita vedere, a me non era mai capitato di vedere da vicino Neuer. Che è 1,93 tra l'altro. No, è una cosa brutta, cioè una cosa che tu non ti immagini, perché non ti dà l'idea del è una branda, È enorme! È una branda. Una cosa...
in campo non ti dà l'idea del perché è agile grosso. Perché normalmente uno così grosso non lo vedi così agile, invece l'agilità ti inganna. Impressionante quanto è grosso. Comunque va bene Mimmo, invece no, parlando delle cose forse nostre, è il nuovo Schmeichel. Sì, assolutamente, grande persona, c'è una forza sulle mani incredibile, c'è una reattività, gli ha tirato una punizione Pirlo ieri il primo tempo che sembra facile prenderla, ma è una punizione che mi ha ricordato alcune punizioni che ho visto con la Roma, e il portiere della Roma non l'ha presa, stavano pure sul palo suo. Vabbè, comunque adesso queste sono. A me, noi abbiamo avuto pure un portiere che si è fatto spiazzare su una punizione, lo ricordi Pellizzoli con Figo a Roma? Lascia sta, fermate. Non parlate per Pellizzoli, se no poi decido Maurizio Battista e te faccio tutto il pezzo sì, del sì, spettacolo. Sì, qui sì. Te parlate per Pellizzoli. Sì, mi ricordo, c'era lì una cifra. Te paga a parte, che me lo fa in tuffo. È l'unico portiere che non sapeva che si può più la palla di mano. Sì. È una delle faceva troppo ride. Senti, invece, noi stavamo prima parlando con Dario, dicevamo, ma com'è possibile che di tutti i nomi degli allenatori, perché adesso il giochino da qua a fine dell'anno sarà chi sarà il prossimo allenatore, ci distrae un po' la partita adesso, la semifinale di Coppa Italia, quindi sì, probabilmente quello ci dirà. Però se parla di Mazzarri, di Allegri, sì, e parlato di Pioli, Andrea Soli non si sa quanto c'ha per poter essere confermato, e un altro nome di cui si è parlato, di cui si sta parlando, è Pellegrini. Se ne era parlato pure nel momento in cui dell'avvicendamento, sì, l'anno scorso. Perché però non si parla di un allenatore che già si sa che a fine anno non allenerà la squadra che sta allenando adesso? C'è una discreta credibilità internazionale, avendo vinto tra l'altro, tra le altre cose, anche una Champions League oltre una Coppa UEFA. Stai parlando di chi? Di Rafa Benitez. Perché non ne parla nessuno? Non ne parla Benitez perché, da quello che so io, non è esattamente un gran simpaticone. Uno meglio, perché Ottavio Bianchi era simpatico. Ottavio Bianchi era simpatico, figurati. Ho fatto due finali, Assolutamente. Non so se lui abbia già dato per quanto riguarda il calcio italiano. Devo dire una cosa, che nel momento in cui tu vai a sostituire all'Inter un personaggio come Mourinho, ovviamente vai, no, a scontrarti con una realtà che quella era proprio fresca, però non vi dimenticate che il signor Rafa Benitez ha vinto come si chiama adesso, il campionato del mondo per club, si chiama ancora così, Beria, quella cosa. Sì, quello, come no, quello dove vince ha vinto. Esatto, poi se n'è andato perché ha detto non mi avete dato i rinforzi che io volevo. L'unico caso in cui l'Inter non compra giocatori, perché solo a Lugne l'ha comprati, perché l'ha comprati a tutti, è andato a vedere chi c'è adesso. Bellissimo. E avrebbero fatto bene a risparmiare un sacco di soldi. Ma magari lui avrà avuto le sue responsabilità, perché quando non c'è manco dubbio, non c'è manco dubbio, perché non, nessuno può essere esente da responsabilità, certo, se poi le cose non vanno bene. Però insomma sto signore si è presentato, diciamo che non è stato accolto in maniera comprensivamente ottimistica, diciamo così, perché c'era un ricordo freschissimo di Mourinho, e di conseguenza lui ha pagato anche questo. Lui è sicuramente un ottimo allenatore. Io ricordo una cosa, ricordo quando c'era la Roma di Spalletti, che una volta parlai casualmente con Baldini, che insomma uno dei primi collaboratori di Spalletti, Daniele Baldini, giusto? Sì, esattamente, sì. Che era andato a vedere il Liverpool, che era in quel periodo allenato da Rafa Benitez, e che giocava un 4-2-3-1 che per alcuni anni ha fatto scuola in campo internazionale, soprattutto ovviamente in campo europeo. E quello che mi raccontò quella volta Daniele Baldini in riferimento al Liverpool e al 4-2-3-1 di Rafa Benitez era forse le cose più belle che ho sentito io dire da un addetto ai lavori su un altro allenatore. Quindi questo significa che ovviamente Rafa Benitez è un bravissimo allenatore, su questo non c'è dubbio. Se poi dopo noi dobbiamo andare a cercare un allenatore che abbia conoscenza del calcio italiano, che non debba fare un certo tipo di apprendistato, io ti dico andrei un pochettino così con i piedi di piombo, perché io lo ripeto, io andrei su un italiano, uno che conosce la situazione, uno che conosce il calcio, uno che conosce anche come è fatta Roma e come sono gli umori di una città come Roma. Però detto questo ti dico che Rafa Benitez è un signor allenatore, che ovviamente lì al Chelsea è stato preso subito a male parole per il suo passato, si è capito immediatamente che non poteva restare, tant'è vero che è stato lui stesso a dire che nella prossima stagione non guiderà quella squadra, se mai gli avessero dato o gli avessero offerto l'opportunità di restare. Quindi è un nome che ci sta sulla piazza. Se tu, David, hai qualche controindicazione, ne possiamo parlare. No, ma ti dico, io invece
Cioè io lo terrei in considerazione perché secondo me ha tutta una serie di, diciamo così, di requisiti o di caratteristiche che si te stanno a chiamarmi, di requisiti e di caratteristiche che chiamano a voce proprio. Oh, Mimmo, via qua che... Ami, che fa? Quindi ti ho detto, mi fa specie che non viene mai tenuto in considerazione, perché per me è un Mazzarri al quadrato. Ma ecco, perché forse non è esotico, perché non è, tu mi hai detto non è simpaticissimo, perché Mazzarri è simpatico. No, assolutamente. Allora, tu c'hai ragione, forse fino a che non è simpatico, forse lui è uno di quelli che non è simpaticissimo ai dirigenti, che ci stanno pure quelli che hanno di queste pecche, se pecche vogliamo chiamarle, no? Cioè, quindi io non lo so. E poi devo dire un'altra cosa, che forse è l'argomento che probabilmente potrebbe tagliare la testa al topo, diciamo così. Benitez è uno che viaggia su delle cifre di stipendio che sono sensibilmente alte, quindi io non so quanto poi la Roma abbia voglia, no? Non dico neanche se possa permettere, perché non me posso permettere io in questo caso di andare a fare i conti in tasca a nessuno. Però ricordiamoci anche che per la prossima stagione la Roma già dovrà pagare. Aspetta che mi allontano. Aspetta, allora, non dimentichiamoci che la Roma per la prossima stagione dovrà pagare anche lo stipendio a Zeman, e di conseguenza Benitez è uno che sempre viaggiando intorno ai 4 e mezzo puliti l'anno, quindi insomma fatemi un po' i conti, e se la Roma sta cercando di limitare i costi, di pensare di ridurre le spese magari attraverso anche la cessione di qualche giocatore importante, poi che fa? Va a prendere un allenatore che da solo guadagna quanto Totti o giù di lì? Insomma, la vedrei un pochino così complicata sotto questo aspetto. Sicuramente sotto questo aspetto credo che ci sia il freno maggiore. Ecco, se l'intento è pure quello di abbassare il tetto ingaggi da allenatore, alla fine, perché poi ma pure gli altri, Mimmo, Allegri, Mazzarri e Pellegrini, abbiamo detto i 5, 3 erano questi, se viaggiano sui 3 non è che sono 3 e mezzo, esatto, sempre metterci sempre quell'1 e 2 ipotetico, ma insomma se non fa una cosa chiama Mucci, tanto stanno dalla stessa panchina, allora ricordati una cosa, che le cose certe notizie non escono mai a caso, ok? Qualcuno un paio di giorni fa, solitamente bene informato da fonti societarie, ha fatto il ok, che non è un nome che è stato tirato in ballo dal cronista, perché evidentemente qualcuno gliel'ha detto. Allora evidentemente c'è all'interno della Roma qualcuno che sta seriamente pensando, o comunque che ha pensato, all'eventualità di dare la squadra a Muzzi nel prossimo anno. Allora, che dobbiamo fare? No, beh, io però Mimmo, sinceramente la voglio vedere questa cosa. Io non sono convinto che non sarà così, e sono convinto che si stanno facendo altre valutazioni, Mimmo. Poi è pure vero, ti dico una cosa, è vero, è anche meritato questo atteggiamento nei confronti di scetticismo, visti i precedenti, è giusto così, e ti becchi pure che qualcuno può nei confronti però insomma, per 2 anni di seguito hai fatto 2 scelte che erano in qualche modo controcorrente e contro tutti, e l'hai toppata clamorosamente. Io ti dico, sto dicendo, io molto più sul sicuro. Ma io lo scetticismo, ti ripeto, io lo scetticismo, e anche qualcuno che avanza l'ipotesi, con tutto il rispetto per Muzzi, però l'ipotesi meno prestigiosa, ecco, mettiamola così, no? Appunto, il Muzzi, eccetera. Io capisco che ci sia lo spazio per certe illazioni o per certe ipotesi poco nobili, perché evidentemente le scelte che sono state fatte hanno lasciato lo spazio a questo scetticismo. Non te tieni Montella, passi per Zeman, Andreazzoli, riparti con Muzzi. Ti sto dicendo, c'è lo spazio per queste illazioni, infatti si fanno e se ne va. Però io credo, penso, spero, e per certi versi, per certe cose, come risulta il lavoro che facciamo noi, stiamo parlando di altri livelli, siamo orientati su altre cose, non è così, non sarà così. Mimmo, dire comunque che questo nome è stato fatto, non è stato inventato, è stato fatto. Ma stato fatto, sta là, okay, sta là. Nel senso. Perché ci deve stare in maniera temporanea, adesso messo in maniera temporanea Andreazzoli. Però era soltanto per dire che succedono tante cose nella Roma. Mimmo, la pausa. Sì, puoi rimanere oppure dobbiamo... Vai. Okay. David! Sì. Come se tu metti su questo piano non vediamo più. Abbastano i calciatori.
ma questo è Moglie Zella. Volevo fare un ringraziamento io. No, grazie a te. Grazie, no, no, grazie a voi. Grazie, Max. Volevo fare un ringraziamento io. David. Sì. Io dico che però che è una società sessista che immagina gli uomini. Secondo me questo è il logotipo della vita moderna. Perché a rigore è come accinato. Porco acceso, dana passione, 11 atleti, Roma chiamò, e sul tarzone del cupolone, nanda la maglia a due colori e trovò, i due colori, è Roma nostra, oggi signora del football, non più maestri né professori, mi metto us? Eccoci. Senti, l'altro interrogativo che ha lanciato questa mattina Dario, assolutamente in maniera pertinente, ma sarà il caso di giocarsela al top Torino-Inter in Torino-Roma in previsione di Inter-Roma, nel senso che visto che noi dobbiamo brigare in queste sette giornate per arrivare in Europa League, c'è una partita tra dopo tre giorni che con una partita secca 99% se passi il turno vai in Europa League, chi te lo fa fare? Sei guadagni di Maria Cazzetta. Esattamente, il ragionamento di Dario mi sembra assolutamente plausibile e condivisibile. Questa perché strilla adesso. Tant'è vero che tu, ad esempio, per il reparto d'attacco devi fare o puoi fare dei ragionamenti proprio in questo senso, perché sapendo che Osvaldo contro l'Inter non potrà giocare perché è squalificato, di conseguenza l'ipotesi che tu possa dare una mezza giornata di riposo a Totti, magari dando la possibilità adesso di mettere ancora più minuti nelle gambe, proprio in previsione della partita di mercoledì in casa dell'Inter, ecco, questo è un ragionamento che si può fare. Del resto, almeno noi no, ci siamo sempre detti che a un certo momento le partite che realmente contavano fino alla fine della stagione erano due, il derby e la partita di ritorno contro l'Inter nella semifinale di Coppa Italia. Il derby è passato, adesso manca solo questa partita importante per tentare di dare un senso compiuto ad una stagione che è stata fino a questo momento assolutamente deficitaria, a tratti vergognosa. Quindi è certo, io sono d'accordo con te. Io un calcolo lo farei assolutamente, non so che cosa c'ha nella testa Andrea Soli, se anche lui possa pensare questo. È evidente che tu devi tentare di centellinare anche gli uomini, perché allora De Rossi ce l'ha in quelle condizioni, sicuramente non gioca a Torino, non so neanche se sarà disponibile per la partita contro l'Inter, quindi a centrocampo anche in quel caso devi vedere, no? Come stanno messe le cose, ma soprattutto in avanti c'è la possibilità di cambiare, insomma, credo che è brutto dirlo, molto brutto dirlo, però la partita di Torino non ti sposta niente sul piano del campionato. Mi sembra che i giochi, anche per quanto riguarda l'Europa League, non dico che siano fatti, ma insomma, però pensando, come hai detto te Davide, che se soltanto tu ti qualifichi per la finale hai il 99% di probabilità di giocare poi il prossimo anno in Champions League, sì, in Europa League, è bene pensare molto più a quella partita che a quella di domenica sempre qui a Torino. Dicevamo che soprattutto per Totti, per esempio, esatto, sarebbe il caso, esatto, no, di fargli fare un turno di riposo in previsione di, anche perché poi a Milano sarà squalificato anche Osvaldo, quindi ce n'avrei uno di meno comunque. Infatti questo è il ragionamento che ho fatto io nei minuti precedenti, nel senso soprattutto in attacco c'è la possibilità di variare, di far ruotare alcuni uomini, di dare un turno anche di riposo a chi magari ha giocato sempre adesso, fino adesso, e soprattutto far fare un po' più di minutaggio nelle gambe di destro, che mi sembra un giocatore che potrebbe venirti utile in questa finale di stagione, soprattutto se poi mercoledì le cose andranno in una certa maniera. Se no, se le cose mercoledì prossimo vanno in una maniera sbagliata, cioè se la Roma non si qualifica per la finale di Coppa Italia, da giovedì 18, fine dei giochi, se comincia a parlare solo ed esclusivamente dalla prossima stagione, tutto quello che verrà poi sarà tutto praticamente inutile, perché poi la classifica è quella che è, il valore della squadra è quello che è, nel senso che se la Roma va a Palermo e perde contro una squadra che è vinceva da 75 anni, poi ci sarà anche un motivo perché le cose vanno male, no? Quindi
Sono d'accordo con te, caro David. Ecco. E soprattutto sono d'accordo con Derio. Col Bersani che avanzava questa ipotesi. Mimmo, che ti aspetti tu in questo scorcio finale di stagione? Secondo te c'è lo spazio per dare qualche risposta da parte della squadra? Perché visto che gli si imputa una scarsa personalità, una scarsa applicazione, una diciamo così, una pessima applicazione della tempistica a seconda delle circostanze. Se te faccio risparmiare fiato, io ti dico che sul piano della squadra questa squadra non deve dimostrare più niente, perché ha già dimostrato tutto il suo poco valore complessivamente. Credo che, visto che manca ancora un mesetto abbondante prima della fine del campionato, con la speranza che possa essere la stagione ancora più lunga per la finale di Coppa Italia, ti dico che questa può essere l'occasione, queste settimane possono essere l'occasione per qualche giocatore per farsi vedere, per tentare di meritare una conferma, di far vedere magari delle cose che fino a questo momento non ha fatto vedere. Però consentimi, come squadra, questa è una squadra che la stiamo aspettando praticamente da luglio, da agosto dell'anno scorso, e non si è mai presentata in maniera compiuta. Quindi ho dei dubbi che queste settimane possano servire per capire qualcosa della squadra. Sicuramente potranno servire per capire qualcosa in più di qualche individualità. E ce ne sono parecchi che secondo me sono borderline, che sono... Chi ti viene in mente, Mimmo, facendo un paio di esempi? Insomma, ad esempio quelli che non sono compiutamente della Roma, Piris, che ad esempio che non è un giocatore che è tesserato al 100% per la Roma, dovrà in qualche modo farci capire qualcosa. Sì, anche in questo senso qui. Poi dopo voglio dire anche altri giocatori che magari in questo momento stanno giocando, ma che come posso dire, non hanno mai pienamente convinto. Faccio un esempio: Bradley, che è un giocatore che io ancora non riesco a capire che tipo di giocatore in realtà lui sia al 100%. Poi ci possono essere anche valutazioni per giocatori cosiddetti minori, vorrei capire che fine farà Balzaretti, se sarà ancora un giocatore che potrà far parte della Roma. Vorrei capire se il portiere sarà ancora questo, se magari verrà fatta una rivoluzione totale, perché per quello che abbiamo visto quest'anno forse sarebbe il caso di cambiarli tutti e tre, probabilmente sarà il caso di cambiare anche qualche cosa nella gestione di questi tre giocatori. Poi mi vengono in mente altri giocatori, come ti posso dire, ci sono alcuni elementi che nella Roma probabilmente hanno fatto con tutto rispetto il loro tempo, penso a Taddei, penso allo stesso Perrotta, con tutto il bene che possiamo volergli, però insomma non credo che si potrà ripartire se tu hai un progetto. L'ho detta questa parola, adesso potete anche sputarmi, cioè, scatta la squalifica, esattamente. Però insomma, se tu vuoi cambiare, vuoi fare un certo tipo di discorso, ci sono dei giocatori che insomma hanno fatto il tempo loro. Un discorso completamente a parte, magari l'avrete affrontato anche questa mattina prima del collegamento, riguarda De Rossi, che credo sia un po' il punto, non dico principale, di tutta la faccenda per quanto riguarda l'eventuale cessione della Roma. Osvaldo io credo che debba essere considerato un giocatore che non fa ormai più parte della Roma, anche se sta all'interno della Roma, perché mi sembra di capire che ci sia una piena condivisione di pensieri da parte sua e da parte della società, perché se ieri è stato detto bravo che sei andato a Londra, non gli è stato detto nemmeno magari ci potevi pensare prima di nascere e venivi al derby, vuol dire che tutto si può fare. Però De Rossi merita un discorso a parte, perché come posso dire, guadagna un sacco di soldi, il rendimento negli ultimi tempi a giudizio unanime o quasi non è stato all'altezza dei soldi che lui percepisce. Devo dire però che ho risentito un parte della conferenza stampa che c'è stata dopo la partita di lunedì sera riguardava Andrea Soli. È stato chiesto: cioè, ma lei non crede che un giocatore che guadagna così tanti soldi dovrebbe rendere al meglio? E la risposta di Andrea Soli è stata: ma perché, da uno che guadagna poco allora va a aspettare che prenda tutte le domeniche 8 in pagella? Vedi, questo per dire che probabilmente era giusta sia la domanda, ma secondo me era giusta anche la risposta, per cui per tutta una serie di motivazioni io ritengo che l'avventura di De Rossi alla Roma stia esaurendosi, perché non ci sono più le condizioni né da una parte né dall'altra probabilmente per portare avanti questo discorso, perché ormai si è instaurato la convinzione che De Rossi sbaglia tutte le partite, che De Rossi non si impegna, che De Rossi pensa solo alla nazionale, che De Rossi guadagna troppo, che De Rossi non è più quello che è da 2-3 anni, forse da quando ha cominciato a giocare. Quindi se questa è la situazione, ricominciare un'altra volta con tutti questi punti interrogativi credo che non farebbe bene né alla Roma né al giocatore stesso.
Ferretti, lei, vabbè, stato chiaro? Lei è stato chiarissimo, chiaro, super chiaro. Noi la lasciamo al suo trasferimento, diciamo così, anche se sono cose che prego? Non voleva essere. Ecco, ribadisco il finale, sì. Ecco, e a questo punto ci diamo appuntamento a domani. Sempre se Dio vuole, eh. Salute già la signorina del microfono. Ecco, ripartita. Ciao Mimmo. A domani. Ciao Mimmo. Ciao a tutti.